gli ordini, a insegnarti la strada. Già, con il fisco. Come da fare? No, è vero, si succedeva, ti devi un po'. Perfetto. Ok. Questa parte. Inizia lui che sto mangiando. No, pure io sto mangiando. Ah, aspettano un minuto. Non si può. Aspetta. Ci aspettano loro. Manca un minuto. Intanto faccio partire la registrazione. E poi ci vedono mangiare. Esatto. Io non ci sto però. Di qua, scusa Francesca. L'avevo detto, si sistema a te. Capito, buono. Non c'è bene, no? Oh sì. Ok. Stiamo per partire? Ancora non vedo. Anche perché, ma quando sei un pochettino raffreddato la mia. Ok, siamo online. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Ce la siamo presa un po', come dire, un po' calma, per cui stiamo ancora mangiando. Siamo con Francesco Notarcola del Tribunale dei Malati. E questa sera parliamo di sanità frusinate dopo che Eco della Rete ha pubblicato alcuni articoli, come dire, come minimo un po' arrabbiati sulla questione della sanità. In particolare abbiamo ritirato fuori un tema che era stato già pubblicato sui giornali, quello delle scandalose retribuzioni del sistema sanitario nazionale. Soltanto in provincia di Frosinone un migliaio di medici manager con stipendi superiori ai 70-80 mila euro all'anno, con punte straordinarie, 190-180 mila euro e via dicendo. Cosa ne pensi di questa cosa, insomma, per chiarire, insomma, per dare una dimensione del fenomeno, soltanto gli stipendi per i medici manager, la sanità laziale spende circa 1 miliardo l'anno, quando il debito complessivo è di 10 miliardi, anche un po' di meno di 10 miliardi. Ma noi pensiamo che questi stipendi siano scandalosi, semplicemente scandalosi, se rapportati alla retribuzione di un pensionato al minimo che arriva a malapena a 400-500 euro, e quindi c'è una proporzione da 1 a 20, da 1 a 30 qualche volta, e non sono retribuzioni giustificate, anche perché non si danno servizi adeguati. Credo che sia. Ma anche se si dessero servizi adeguati, voglio dire, stipendi di 100-120 mila all'anno, voglio dire, che cosa dovrebbe fare una persona per meritare, giustificare uno stipendio di 100 mila euro? No, non, gli stipendi non si giustificano e quindi c'è una necessità di rivedere il sistema retributivo e l'uso delle risorse in questo paese, perché è troppo schiacciato sul medio-alto e su alcune funzioni, mentre per quanto riguarda il salario di un operaio o una retribuzione di una pensione, si sta intorno ai 1000 euro, quindi ci può essere alcuna argomentazione a sostegno di retribuzioni di questo tipo. Anche questo tema però non mi sembra che emerga in questa campagna elettorale, né da parte della Bonino né da parte della Polverini. Anche perché questi signori che hanno queste retribuzioni
non svolgono alcun ruolo ed alcuna funzione di dirigente. Anzi, dobbiamo dire che dovrebbero essere loro diretti per poter meglio assolvere a quel ruolo per cui percepiscono queste altissime retribuzioni. Ecco, tu che sei un po' più addentro a queste questioni, qual è l'attività tipica di un medico manager, uno di questi mille passa medici manager che ci sono in ciclovia? Cosa fanno? No, non svolgono alcuna attività manageriale, alcuna attività dirigenziale. Ognuno di loro al massimo fa il primario di un reparto e quindi dovrebbe, ma non lo fa, dirigere alcuni medici ed alcuni infermieri ed occuparsi di problemi organizzativi e clinici del proprio reparto per avere al meglio la qualità e l'efficienza, ma tutto questo nella nostra provincia non esiste. Cioè, per capirci, in proporzione un preside che dirige una scuola di 500 alunni con un centinaio di insegnanti dovrebbe guadagnare 2 milioni di euro l'anno. Sì, perché è più alta la responsabilità, anche il ruolo di educazione che un preside svolge e che deve provvedere ogni giorno all'organizzazione delle lezioni e dalle attività educative della scuola più generale. Ma senti, come si arriva ad ottenere, diciamo, questi posti? Quali sono i canali attraverso cui sono stati selezionati questi medici manager? I canali che si percorrono per arrivare a questi posti sono quelli della clientela, i concorsi e quindi anche le scelte di coloro che hanno più titoli, che sono più capaci, che potrebbero contribuire ad elevare la qualità dei servizi sanitari, la loro efficienza e anche l'organizzazione più generale dei servizi, non viene tenuta in alcuna considerazione. Se andiamo a vedere la storia di quelli che hanno oggi un ruolo di primariato, di funzioni e ruoli dirigenti nella sanità, sono pochi quelli che hanno faticato per conquistarselo. Glieli ha regalati la politica clientelare delle gestioni che di volta in volta hanno fatto le loro scelte e hanno creato dei problemi di privilegio.